prende corpo una iniziativa che abbiamo inserito nella legge di stabilità 2023 per finanziare questi corsi per 25 operatori del sistema ferroviario. Devo dire dei grazie, dico grazie alla maggioranza di governo che ha con me condiviso questa opportunità, dico grazie all'Istituto Tecnico Superiore di Ortona che insieme al Centro di Formazione Forfer promuoverà, attiverà questi corsi, dico grazie al Polo Inoltra e alle società partecipate che ci daranno una mano perché questo possa essere tra l'altro un progetto ancora più ambizioso, perché la Regione Abruzzo può candidarsi anche quale regione, appunto perché è una società al proprio interno che si occupa di sistema ferroviario, di poter realizzare corsi non solo per abruzzesi ma anche per persone interessate da altre regioni.